Dunque, Sabrina Marchetti, una nuova area per i bambini di questo quartiere, diversamente concepito. Diversamente concepito perché è un'area storica intanto per il quartiere Celle, e in questo giardino così, in questo giardino un po' così addormentato, se vogliamo chiamarlo così, vogliamo dargli una sferzata di vita. Questa aiuola verrà completamente rimessa in lustro, perché la metà di questa aiuola verrà destinata per installare un gioco inclusivo, quindi sarà un gioco che darà la possibilità ai bambini di poter giocare insieme anche con coloro che generalmente da questi giochi sono esclusi. E l'altra metà della aiuola invece verranno piantate tutte piante tintore che legano molto il discorso di Valemore e di quello che siamo andati a fare in questi anni con Geox for Valemore. Oltretutto la bellezza di questa cosa è che nell'aiuola verrà assunto a tutti gli effetti un ragazzo disabile per la manutenzione del tempo. Dunque, oggi è stata anche l'occasione per, con una mostra, per rilanciare un altro progetto che, come hai già anticipato, è collegato alle finalità, insomma, di questo parco. Assolutamente sì, perché comunque continua la bellissima esperienza della Formica nel progetto di Geox for Valemore. E ogni anno vengono riproposte tutte le collezioni nuove di Geox for Valemore, e quindi ogni anno per le due stagionalità i ragazzi vengono assunti per la produzione nuova di nuove collezioni. E da Valemore, da Geox for Valemore, che è nato un po' l'idea di andare a ristrutturare anche questa piazza, includere in tutto un discorso di creatività, lavoro e inclusione a 360 gradi. Quindi un progetto inclusivo in ogni fase, sia diciamo nella parte che riguarda il lavoro e la manutenzione di quest'area, ma anche successivamente quando sarà realizzato. Certo, perché quando tutto sarà finito, ovviamente qui dentro si parlerà di inclusione sociale, inclusione lavorativa, inclusione a livello di gioco proprio, e quindi inclusione dai piccoli, quindi dai bambini, che è bellissimo poter iniziare a lavorare proprio sul bambino, nel far capire ai nostri piccoli che cosa vuol dire non avere paura di qualcosa che è diverso da quello che noi crediamo sia normale, e quindi crescere poi nel tempo e andare a capire quanto è importante anche il lavoro che include comunque le persone diversamente abili.